Anastasia Grimasca si è aggiudicata poco fa la finale a questo BNL qui a Terni, 6-0-3-0, la tua avversaria ha avuto dei problemi di schiena, ha dovuto abbandonare, comunque sicuramente un match dominato. Sì, sono partita bene, ho lottato tutti i punti, lei ha avuto mal di schiena, quindi purtroppo si è ritirata, però io sono contenta di giocarmi domani questa finale. Tra l'altro con Federica Di Sarra, insomma, vi conoscevate bene perché, se non sbaglio, proprio con lei, lo dicevamo l'altro giorno, in doppio avete conquistato l'argento nel 2013 ai Giochi del Mediterraneo, quindi insomma anche vi lega anche questa cosa. Sì, con lei comunque abbiamo la stessa età, e da quando eravamo piccole abbiamo giocato insieme, ci conosciamo e giochiamo anche la squadra insieme a Torino, la Serie 1. A questo punto ti aspetta la Gioina in finale? Sì, anche lei è la mia età, quindi ci conosciamo da piccolissime, abbiamo vissuto insieme anche 2 anni a Tirrenia, nel centro federale, e sarà un bel match. Bene, in bocca al lupo e complimenti per questo match. Crepi, grazie. Federica Di Sarra, hai dovuto abbandonare questa semifinale, problemi alla schiena, tra l'altro ci dicevi che riesci ad allenarti anche un po' poco in quest'ultimo periodo. Sì, io principalmente un anno e mezzo che mi alleno poco, adesso lavoro al circolo con mio fratello, quindi questo torneo l'ho preso anche per allenamento, però la schiena, c'ho già problemi miei e ho fatto 2 partite che non facevo da tanto tempo, comunque con lei devi star bene, 3 game non servivano, facevo solo più male, preferisco fermarmi e provarmi ad allenare un po' di più per gli altri tornei. Comunque sei arrivata alla semifinale, che non mi sembra un cattivo risultato, insomma. No, diciamo che sono arrivata senza aspettative perché veramente mi alleno pochissimo, quindi potevo perdere già il primo turno e invece tutto sommato ho giocato abbastanza bene queste 2 partite, solo che oggi fisicamente non riesco. Che ne pensi di questo torneo qui a Terni? È la prima volta che vengo forse a Terni in assoluto, è molto, molto bello, tutti gentili, accogliente, non c'ero mai stata a Terni, mi sono fatta un giro per di qua, no, bel torneo. Senti, tra l'altro dicevamo prima con Anastasia Grimasca che vi conoscevate dai tempi, insomma, in cui giocavate insieme in doppio, tra l'altro un argento ai Giochi del Mediterraneo nel 2013 con lei. Sì, ormai ci conosciamo da quando avevamo 10 anni, siamo anche andate insieme, abbiamo anche vissuto insieme, l'anno scorso abbiamo giocato parecchie volte negli Open contro,
ogni tanto spero riuscita a vincere, quindi no, ci conosciamo da una vita, pure con Claudia Giovine abbiamo la stessa età, ormai ognuna ha il suo percorso, strade differenti, loro ancora sono in attività, io ho mollato, però non si sa mai. Senti, la finale a questo punto Grimasca Giovine, secondo te chi è avvantaggiata? È una bella partita perché ho visto entrambe bene, quindi non saprei dirti chi è la favorita. È una bella lotta. Non fai il tifo per nessuno? No, un po' per Anastasia perché giochiamo insieme, comunque ci conosciamo forse un po' meglio, però sì, dai. Benissimo, grazie. Grazie a voi. We'll be right back.